Si chiama We Pesaro Express ed è il nuovo trenino turistico che accompagnerà pesaresi, visitatori, famiglie e bambine in un Natale diverso. Un Natale a Pesaro in cui le carrozze di un trenino ecologico sono un modo per visitare la città nel rispetto del distanziamento sociale e della igienizzazione tra un turno e l'altro di passeggeri. Il sindaco Matteo Ricci ha partecipato al giro inaugurale. Quest'anno è un Natale particolare, come sapete abbiamo deciso ormai più di un mese fa di annullare tutto ciò che crea assembramento. La pista del ghiaccio, il mercatino, i tanti eventi ai quali eravamo abituati, la grande accensione, l'abbiamo acceso di giorno quest'anno per evitare assembramenti durante l'accensione dell'albero. Però abbiamo pensato che cosa fare comunque e abbiamo deciso di fare queste due iniziative. Uno è il trenino, ringrazio Stefano per aver investito ulteriormente nella nostra città, un trenino a metano e quindi ecologico che permetterà in massima sicurezza ai bambini di fare il giro della città e quindi, come dire, un'attrazione che dà il senso del Natale anche se non possiamo fare gli eventi. E dall'altra avremo i prossimi giorni il presepe del ghiaccio, che è un'altra cosa statica che si può fare con la regola attuale. Complessivamente avremo un Natale che dovrà essere molto intelligente, molto responsabile, nel quale lo stare sparsi dovrà essere la parola d'ordine da seguire sia prima del Natale che durante le feste e anche nel centro storico. Un trenino che servirà soprattutto alle famiglie e ai bambini per fare un giro nel centro storico e andare a scoprire tutti i luoghi della nostra bellissima Pesaro. E il trenino è attivo tutta la settimana dal mercoledì alla domenica e in pratica la fascia di biglietto sono 3 euro per i bambini e 3 euro anche per gli adulti. Il trenino è una piccola attrazione, ma per i bambini, ecco, il comune di Pesaro ha messo in piedi ultimamente e anche, diciamo, diversi mesi fa dei meccanismi di contributo, di sostegno alle famiglie, proprio perché pensiamo che i bambini siano una parte principale, la parte fondamentale della nostra città, quindi pensiamo molto spesso a come poterli aiutare, come a poter andare a favore di questa fascia di età.